Una buona serata dalla redazione di Teletruria, nuovo appuntamento con le nostre ultime notizie. Cominciamo dalla decisione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che in queste ore ha firmato lo stato di emergenza per siccità collegato alla grave crisi idrica e poi venerdì è stato deciso il punto per la cabina di regia. Intanto non si ferma la serie di incendi nel territorio aretino e non solo, dovuta alle alte temperature di questi giorni. Un incendio si è sviluppato anche oggi in località Campoforte, nel comune di Lucignano, vicino alla diga del Calcione. Si tratta di un'area boschiva sottoposta ad un recente taglio e le fiamme hanno aggredito 5 ettari di bosco e campi arati. La sala operativa regionale ha disposto l'invio di elicotteri, sul posto dunque 3 elicotteri, i vigili del fuoco, i volontari della VAB e i carabinieri forestali di Monte San Savino. Monsignor Stefano Manetti da oggi ha preso ufficialmente possesso della diocesi di Fiesole, dove Papa Francesco lo ha designato lo scorso 21 aprile. L'ex vescovo di Montepulciano Chiusi e Pienza ha ricevuto una calorosa accoglienza anche nella piazza del paese, dove alle 17, dopo un momento di raccoglimento presso Santa Maria Primerana, ha salutato le numerose autorità civili presenti. Ed è tutto per le nostre breaking news, grazie per la vostra attenzione. Attenzione, vi ricordo che le notizie di Teletruria sono presenti anche sul nostro sito e sui nostri social.